nuova edizione del TG Web, 15 novembre 2021, ben ritrovati. Cominciamo dalla politica. Difesa grande, le precisazioni della minoranza. Le dichiarazioni del sindaco Franza sulla questione difesa grande non sono scese alla minoranza consiliare, che ritiene imbarazzante che il sindaco abbia colto l'occasione per attaccare in modo gratuito la minoranza stessa, richiamando un voto contrario da questa espresso. Per evitare che la verità venga ancora una volta messa sotto i piedi per fini propagandistici, scrivono, è il caso di precisare che il voto contrario nasceva dalla possibilità di utilizzare per il capping della discarica il cosiddetto biostabilizzato, costituito da rifiuti sottoposti a particolare trattamento. Il voto contrario fu motivato dalla preoccupazione di evitare il conferimento di rifiuti considerati speciali nel nostro contesto. Capovolgere oggi i termini della questione, utilizzando senza motivo i soliti toni lamentosi e divisivi, non è serio né indice di buona fede. Il sindaco continui piuttosto a vigilare, hanno concluso. Covid in Irpinia, positivi in crescita. Continuano a salire i contagi in Irpinia e nella giornata di ieri si sono infatti registrati 49 positivi su 703 tamponi analizzati, 10 casi positivi di persone residenti ad Ariano, 7 di Frigento e 2 di Grotta Minarda. Domenica diversa dalle altre anche per i fedeli di Ariano Irpino, infatti sono stati molti i sacerdoti che hanno fatto straordinari per assicurare la celebrazione delle messe e in assenza i diaconi hanno provveduto alla celebrazione. 18 i parroci in quarantena a seguito del ritiro spirituale in Toscana, dove hanno contratto il Covid anche il vescovo della diocesi Ariano Lacedonia, Monsignor Sergio Melillo, e i parroci di Flumeri e Trevico. Entro venerdì prossimo, vescovo e sacerdoti saranno sottoposti a nuovo tampone. Frangipane e gestione Covid. Il Nursind scrive a De Luca. Pazienti positivi dirottati al Moscati. Difficoltà nel tracciamento dei contagi. Ai positivi in isolamento domiciliare non viene garantito monitoraggio delle condizioni cliniche da parte delle USCA, nonostante il decreto di potenziamento della rete territoriale dello scorso anno. Inefficienze gestionali del servizio di emergenza territoriale 118 diretto da Rosaria Bruno. La denuncia arriva dai sindacalisti del Nursind di Avellino. La manager dell'ASL Avellino, dicono dal Nursind, sembra non aver recepito il decreto di potenziamento. Gli appelli di De Luca e delle parti sociali restano completamente inascoltati e domani, insieme a tutti i direttori generali, la manager dell'ASL di Avellino è attesa a Napoli dal governatore per fare il punto sui posti letto. Ariano, inaugurata la sede del Corpo Forestale Volontario. Inaugurata ieri la sezione di Ariano Irpino del Corpo Forestale Volontario. La sede si trova nel rione Martiri ed è stata inaugurata la presenza del responsabile nazionale Luigi Palladino, di quello regionale Campania Agostino Assorto, oltre che del responsabile locale, presidente Luigi Ucar, eletto all'unanimità durante l'assemblea dello scorso 2 ottobre 2021. Il Corpo Forestale Volontario ha finalità di mutuare ed ereditare spirito e tradizioni di quelle dello Stato ormai disciolte. Passiamo allo sport. PSB Irpinia, vittoria a valanga al Palacardito. Quinta vittoria stagionale per le ragazze di Mister Battistone, che hanno travolto per 13-0 la Woman Napoli. Per le lupacchiotte, da sottolineare i 6 gol di Anna Lucia Braccia e la tripletta della giovanissima Federica Ficeto. Le Irpine restano così al comando del girone D del campionato di Serie A2 di calcio a 5 femminile con 16 punti. La PSB Irpinia tornerà in campo il prossimo 28 novembre in trasferta contro il Segato. Over 35 si torna in campo, si giocano questa sera i match dell'ottava giornata del campionato Over 35 Farmacia d'Amico 2021-2022. Come di consueto sono 8 le partite in programma, di cui Cerreto Valleluogo e Difesa Grande Accoli potranno essere seguite in diretta sulla pagina Facebook di Città di Ariano a partire dalle ore 20:30. Prima di chiudere vi ricordo che oggi pomeriggio alle ore 15, diretta sulla pagina Facebook di Città di Ariano e sul sito www.cittadiariano.it, torna Angelita Ciccone con la sua rubrica Vorrei sapessi che. Ospite della puntata sarà Roberta Iannarone, set designer, lighting artist e render wrangler. Tema della puntata, la collaborazione al film di animazione Yaya e Lenny. Questa era l'ultima notizia, vi ringrazio per la cortese attenzione e vi do appuntamento alla prossima edizione.